Dietro l'angolo potrebbe esserci una nuova emergenza rifiuti nell'agro sarnese nocerino nella Valle dell'Irno. Lo stato di agitazione indetto ieri dai sindacati potrebbe essere il preludio ad una presa di posizione forte dei dipendenti, cioè lo sciopero, specie in alcuni cantieri. Il consorzio di Bacino Salerno 1 non ha i soldi necessari per garantire la sicurezza sul posto di lavoro e, peggio ancora, non ha quelli per pagare gli stipendi. 30 milioni di euro il debito accumulato, dovuto al mancato arrivo delle quote previste da parte dei comuni che fruiscono del servizio. Il commissario liquidatore Fabio Siani ha tra le mani un bubbone, una gatta da pelare non da poco, perché allo sforzo che alcuni sindaci stanno facendo per cercare di pagare la retta mensile dovuta al consorzio, fa da contraltare il comportamento di altri sindaci che, presi nella morsa dei problemi economici dovuti ai tagli dello Stato e al mancato pagamento delle tasse di molti cittadini, non riescono a essere precisi nei pagamenti per quanto previsto. Ed ecco che i debiti si ammontano, una montagna di debiti, con piccoli centri che non riescono più a trovare soluzioni. Basti pensare, solo per fare qualche esempio, ai 4 milioni 800 mila euro di debito del comune di Rocca Piemonte, 3 milioni e 900 mila euro di Sant'Egidio, fino ai 2 milioni quasi di Siano, Castel San Giorgio, per non arrivare alla cifra esorbitante di Pagani, che ha 22 milioni di euro di debito con il consorzio. Eppure Pagani sta pagando la retta mensile, anche se con il 20% in meno di quanto prospettato dall'accordo originario. Secondo i dati forniti dai sindacati, e questo è da rimarcare, i comuni accumulano ritardi clamorosi nel versamento delle quote. Rocca Piemonte avrebbe addirittura pagato l'ultima volta nel maggio 2013, sì, 2 anni fa. Altri enti nei primi mesi del 2014, emblematici i casi poi di Calvanico e Nocera Inferiore. Sempre secondo i dati passati alla stampa dai sindacati, questi due comuni non hanno mai pagato il canone mensile, anche se il loro debito non è esorbitante come per altri centri. Le quote 2015 sono state pagate, a quanto pare, solo da Nocera Superiore fino a febbraio, Pagani fino ad aprile e Cava dei Tirreni fino allo scorso gennaio. La RSU ha già avvisato che potrà esserci molto presto il rischio di una protesta, con conseguente blocco della raccolta dei rifiuti. Ecco perché si è chiesto un tavolo immediato in prefettura e incontri tra il commissario Siani e i sindaci per cercare di trovare quantomeno una soluzione tampone.